Salve a tutti, bentornati a un nuovo tutorial dedicato a MacOSN. Come avevo promesso, non ho certo smesso di fare tutorial, ma semplicemente ho avuto molti problemi che mi distraevano e quindi ho un attimino sospeso la cosa. Ma eccomi di nuovo qua con una nuova session. Eh, volevo riprendere brevemente il discorso eh, su parallel desktop. Io attualmente sto eh, Usando la versione 8, eh, perché come forse molti di voi sapranno, la versione 7 non risulta più compatibile con eh, OS X Mavericks. Quindi, nel momento in cui installate eh, Mavericks, eh, se avete eh, Parallel Desktop 7, eh, Provando ad aprirlo vi, vi dirà che non è compatibile col sistema operativo in uso, quindi dovrete per forza eh, usare almeno dall'otto in poi. Eh, volendo andare ad aprire una delle macchine virtuali, eh, tanto per cominciare a farvi vedere qualcosa, volevo farvi vedere eh, come si eh, può gestire la connessione di eh, eventuali. Mh, hard disk esterni usb eh, e altre cose che vanno collegate al mac ora aspettiamo un secondo che il tutto si carichi non ci mette molto perché le macchine virtuali in genere sono più leggere di un computer vero una volta che voi avete aperto il vostro parallel desktop ehm, la cosa che io consiglio innanzitutto, e eh, non mi ricordo se eh, lo avevo già detto eh, nel mio precedente tutorial, ma forse in qualche commento più che in qualche tutorial, eh, la cosa che io consiglio è di eh, andare subito sulle eh, preferenze qua, dove dice Virtual Machine o macchina virtuale, se ce l'avete in italiano, eh, configurazione in italiano. Eh, ehm. Ecco, ehm. vi consiglio di spuntare questo. Sinceramente, se non ce l'avete già spuntato, qui nel tag opzioni andate in sharing e quindi in condivisione. E dove dice eh, monta dischi virtuali sul desktop del Mac? Io vi consiglio di spuntarlo in modo da far comparire questo eh, sul desktop del Mac. Questo non ha in sé un'utilità pratica nel momento in cui voi state usando la macchina virtuale, ma spesso è utile se ci sono dei problemi, eh, siccome molte persone hanno dei problemi a trasferire file dalla macchina virtuale. Al, eh, al mac se il drag and drop quindi praticamente eh, se il drag and drop non funziona eh, perché non sempre funziona cioè non sempre voi potete prendere un file trascinarlo sopra la macchina virtuale e semplicemente rilasciando avere il file sul desktop della macchina virtuale eh, non sempre funziona eh, quindi, se non lo riconosce, per spostare un file dalla macchina virtuale al Mac o viceversa, eh, potete sempre usare la scorciatoia di andare ad aprire il file C virtuale de dell'hard disk virtuale C, che è stato montato appunto sul, sul desktop del Mac, in modo da andare a eh, praticamente fisicamente a sfogliare l'hard disk della macchina virtuale e andarvi per esempio a trovare il desktop andando a trovare il desktop se voi trascinate qualcosa sulla, ehm, sulla cartella desktop all'interno del, del file c vedete che vi compare anche sul desktop della macchina virtuale perché ovviamente l'avete spostato fisicamente andando a sfogliare la cartella all'interno di c questo qui questo c eh, equivale ovviamente quando voi andate su start My computer o com risorse del computer in italiano e andate a selezionare C, corrisponde a questo. Quindi è come se voi aveste fisicamente eh, selezionato eh, il file e trascinato sul desktop. Se non si riesce in maniera automatica a fare un drag and drop eh, di questo genere. In modo da avere un con una connessione diretta tra il computer Mac e il PC virtuale, eh, l'alternativa più valida, appunto, è questa. Così si, so si risolvono tutti i problemi di eh, comunicazione, diciamo così, tra macchina virtuale e PC vero e proprio, e eh, tra macchina virtuale e Mac. Oh, nel momento in cui voi eh, andate a eh, selezionare, andate per esempio a inserire una pennetta USB, eccola qua, vedete che normalmente l'impostazione di default sarebbe quella di chiedervi dove deve attaccare questa pennetta, cioè la deve attaccare al Mac eh, oppure alla macchina virtuale usando le freccette eh, sinistra e destra potete decidere che cosa fare eh, oltre a tenere premuto il tasto alt per memorizzare la scelta che fate se volete che sia sempre quella eh, nel momento in cui vi chiede questa cosa voi non dovete fare altro che eh, selezionare la macchina virtuale premere enter o invio e, e, e vedete che Ecco qua, Found New Hardware e sta elaborando la pennetta come se voi l'aveste eh, collegata al vostro computer virtuale. Se poi andate su risorse del computer ci trovate anche la vostra pennetta. Oh, eh, potrebbero esserci dei settaggi diversi che vi impediscono di fare questo. Eh, per esempio, se voi... Ehm, Ecco qua, nel menu di parallel desktop dovete andare a eh, selezionare il menu Devices, ehm, adesso non ricordo come sia in italiano perché l'ho sempre avuto in, in, in inglese, abbiate pazienza, eh, comunque questo menu qua dove vi fa vedere le varie cose che possono essere collegate alla vostra eh, macchina virtuale eh, e come vedete... Qui ci sono tutti i driver o eh, gli hard disk esterni che io ho collegato eh, al Mac, ma vanno eh, attivati. Nel momento in cui voi, eh, data traveler, questa qui vedete è la pennetta che ho appena connesso. Eh, se io la disattivo, come vedete, scompare. E nonostante sia ancora collegata... Adesso l'ha automaticamente montata sul desktop del Mac perché risulta scollegata da quell'altro e, e quindi si ricollega automaticamente al Mac, non essendo più disponibile la macchina virtuale. Ok, quindi a questo punto, tornando su devices, se voi avete già qualcosa di collegato, al mac nel momento in cui avviate la memoria la, la macchina virtuale in teoria dovreste averlo elencato qui e vi basterà spuntarlo per, eh, come dire, per collegarlo fra virgolette a, al computer quindi se io adesso vado a rispuntare data traveler che è il nome per il mio per la mia pennetta alessandro eh, vedete che verrà automaticamente smontato dal mac nuovamente collegato al computer virtuale lo stesso dicasi per tutte le altre voci come le, le usb avete eh, il lettore cd dvd altri network che sarebbe la connessione ehm, floppy disk, vabbè floppy disk eh, quelli più vecchi ovviamente ehm, il suono che potete configurarlo o eliminarlo del tutto con con muto eh, cose da connettere bene questo più che un tutorial era una specie di eh, breve sessione con una piccola tematica eh, in particolare eh, perché appunto molto spesso delle persone mi hanno detto oh, o trovato scritto su vari forum vari e varie discussioni sull'argomento che avevano delle serie difficoltà a connettere ehm, una pennetta USB o comunque un dispositivo esterno che sia virtuale o reale ehm, alla macchina virtuale in questo modo qui andando a selezionare eh, l'opzione che permette di montare l'hard disk virtuale C del computer sul desktop del Mac eh, si può bypassare il fatto che il drag and drop, cioè il... lo sposta e rilascia, in pratica ehm, non funziona in maniera automatica. Se dovete spostare un file all'interno della macchina virtuale o dalla macchina virtuale al Mac, è chiaro che non dovete stare lì a copiarlo su una pennetta esterna, accendere la macchina virtuale, collegare la pennetta e eh, prelevarla dalla pennetta, non ha alcun senso dal momento che non è un vero computer ma è tutto all'interno della stessa macchina. Visualizzando l'hard disk C virtuale sul desktop del Mac si bypassa tutto questo. E, e poi ovviamente come avete visto potete andare a eh, selezionare nel menu di parallel desktop dedicato ai dispositivi esterni i, i vari dispositivi eh, che devono essere anche attivati, non solo collegati. Una volta che sono anche attivati e quindi spuntati dall'elenco eh, del menu di Parallel Desktop, compariranno nelle risorse del computer della macchina virtuale. Almeno in questa versione funziona così. Poi so che c'è già fuori Parallel Desktop 9, io quello non l'ho mai usato, quindi può anche darsi che abbiano cambiato qualcosa, ma fino a che si rimane in Parallel Desktop versione 8, le cose funzionano così per quanto riguarda la connessione tra eh, Mac ospitante e macchina virtuale ospitata. Bene, questo era un breve revival, eh, tornerò con altri tutorial, e ci grazie della visione e ci vediamo la prossima volta.